La Dolomiti Energia inizia in maniera eccellente la stagione e supera per la prima volta nella sua storia le asse Emporio Armani, 80-73 il finale. Milano è apparsa stanca dopo la tournée negli Stati Uniti, 13 su 21 ai liberi e 20 palle perse. Chapeau a Trento che ha disputato un super match, 26 su 44 da 2 più 6 al rimbalzo. Primo periodo senza sussulti, 15 pari al decimo, poi si scatenano Sanders e Wright, Ventello in tandem al ventesimo. E i padroni di casa cambiano marcia, 26 punti in 8 minuti e più 14, con 12 su 19 da 2, 5 su 13 da oltre l'arco, 9 su 20 e 9 palle perse per i lombardi. Il tecnico sanzionato a Repescia scuote l'Olimpia, che risale a meno 6 al diciannovesimo, 44 a 35 all'intervallo lungo, con le scarpette rosse imprecise anche dalla lunetta, 8 su 14, 29 punti in 10 minuti per la Dolomiti Energia. In avvio di ripresa, parziale di 12 a 3 per Trento, che sale sul più 18. Milano stenta a reagire, 1 su 9 da 3, 17 possessi ceduti e piomba a meno 19 al 29esimo. Nel quarto periodo Lea 7 gioca l'all-in, break di 11 a 3 in 5 minuti e meno 8 sul tabellone elettronico, poi meno 7 al 39esimo grazie a due triple di Gentile, alla presenza numero 150 in maglia Olimpia. Nel finale i liberi di Forrai, Pascolo e Sutton chiudono il discorso posta in palio, 19 punti e 7 rimbalzi per Wright, 17 e 8 palloni catturati per Lockett, dall'altro lato 22 e 10 palloni catturati, 7 offensivi e 5 falli subiti per McLean, 20 punti per Gentile.